rappresentanza di familiari, parenti, di rappresentanti diversi dell'amministrazione comunale, della giunta e del consiglio, ringraziare a nome della città di Bacoli, Marianna e Roberto per il gesto, loro dicono, di ordinaria gestione della vita lavorativa e del loro essere medici. Però noi diciamo anche che se tutti facessero il proprio dovere saremmo sicuramente una comunità migliore. La comunità vi ringrazia perché ha vissuto un momento di esempio di come, se facciamo squadra, addirittura salviamo la vita delle persone, quindi si può riuscire, facendo comunità, a fare cose anche meno rilevanti che comunque contribuiscono al miglioramento dei cittadini, e per noi siete un esempio da seguire. Tra l'altro siete due, da oggi un po', abbiamo dei propri figli adottivi di Bacoli, noi evidenzio sempre come i bacolesi che scelgono Bacoli molto probabilmente amano molto più Bacoli di chi qui vi nasce, perché chi vi nasce l'aveva acquisito, e questa bellezza sia un fatto. Invece voi che la riscoprite ogni giorno ci date il valore di quello che è, di quanto è bella la nostra città. Però, e chiudo, in attesa delle procedure che porteranno all'encomio e all'evento pubblico che terremo, io devo sempre ribadire che per quanto Bacoli sia meravigliosamente straordinaria, il lago Miseno, Fusaro, la casa della Viterana, la piscina Virabis, tutto ciò è nulla se non c'è una comunità forte capace di essere almeno alla stregua, al pari di queste meraviglie. Quindi la bellezza del popolo deve essere più forte di quella delle nostre meraviglie archeologiche e naturalistiche, che voi per me rappresentate da oggi, poi da ieri, due paradigmi da seguire, e ci avete dato degli spunti interessanti per migliorare la gestione della sanità pubblica sul territorio. Però, al netto di questo, fin quando avremo cittadini come voi che saranno sempre attenti ai propri doveri, a porre la comunità prima di se stessi, sapremo sempre vivere una città sempre più bella e sempre più. Grazie mille e a breve con l'encomio.